La mia trattativa è nata all'incirca un paio di settimane fa, quando il mio procuratore mi chiamò e mi disse appunto: guarda, c'è il Teramo che ti vuole, e io lì per lì gli ho detto: guarda, andiamo domani. E poi niente, beh, si sa come le trattative vanno un po' per le lunghe, però alla fine siamo riusciti a trovare l'intesa e niente, ed eccoci qua. Sì, a Mantova è stata tutto sommato un'ottima stagione, giocando gran parte del campionato. Poi l'infortunio mi costrinse a star fuori un po' di tempo e poi appunto rientrai verso fine della stagione. Ma allora, tipo di portiere che sono, è difficile da dirlo perché comunque ogni anno c'è da migliorarsi nonostante gli anni avanzino, comunque c'è sempre da imparare. E i modelli in cui mi ispiro non ce n'è uno in particolare perché comunque tutti i portieri hanno caratteristiche diverse. Si cerca sempre comunque di imparare guardando, rubando con gli occhi un po' da tutti i portieri. Ma secondo me la Serie C in ogni girone che vai è difficile, non c'è quello più semplice, perché comunque ci sono squadre molto attrezzate e ogni partita è difficile, che alla fine anche la classifica non conta tanto, perché poi ogni partita è a sé, bisogna sempre metterci cuore e anima in ogni minuto di ogni partita. Cioè adesso abbiamo l'impegno di Coppa Italia, che ci servirà anche per fare un po' di rodaggio e mettere minuti nelle gambe, e poi dal 29 inizia il nostro campionato e speriamo di poterci togliere grandi soddisfazioni.